Allora ragazzi, pensavo di metterci di meno, comunque, ecco qua la recensione di Dead or Alive Dimensions. Piccola nota prima di iniziare, se guardate qui in basso più o meno, dovreste notare che da questo video inizio a registrare fino a 1080p. Quindi partiamo con la recensione. Iniziamo, come vi ho detto l'altra volta, dal manuale. Manuale che, come avete già visto nell'unboxing, è molto particolare. Infatti è in verticale. A parte questa, diciamo, cosa strana, il manuale è fatto bene. Ha, come vedete, tutti i comandi, lo schema di lotta a colori, ovviamente, tante figure esplicative. Non riporta le combo come quello di Street Fighter. Diciamo che infatti è un po' meno voluminoso. Riporta l'essenziale comunque. E questo ci basta. Poi, come vedremo durante la recensione, ci sarà anche la trama a farci un po' da tutorial al gioco. Già ve l'ho detto nell'unboxing, la copertina di gioco è quella giapponese, infatti quella americana. In quella americana è stato allungato il vestito di Kasumi per coprire questo pezzo di coscia. Mi sembra una cosa a dir poco ridicola. Comunque, qua non hanno fatto niente. In compenso, nei paesi nordici hanno vietato la vendita di questo, sì, di questo gioco. Comunque, andiamo avanti. Allora, partiamo dalla trama. Dunque, la trama di solito nei picchiaduro è piuttosto bistrattata, nel senso che il più delle volte o è completamente assente, oppure sono solo dei pezzetti insignificanti del gioco. In Dead or Alive invece la trama è fondamentale, soprattutto per chi non ha mai giocato a Dead or Alive. Infatti fa da tutorial. Adesso rifacciamo partire, così vi faccio vedere. La trama è fatta comunque molto bene e riprende anche i capitoli precedenti di Dead or Alive. Ecco, una cosa che mi ha dato un po' fastidio dei filmati della trama è non so se l'avete notato. Comunque, Kasumi ha parlato senza aprire, muovere la bocca. Ecco, vedete. Come vedete, non sono esattamente in movimento questi tipi di filmato. Sono, diciamo, una via di mezzo. Non ho capito se è tipo per risparmiare spazio o cose. Comunque, è veramente fastidioso. Non tutti i filmati sono così. Ci sono anche diciamo, metà dei filmati sono comunque classici, nel senso doppiati, muovono la bocca, di conseguenza le parole che dicono ed sono tutti in movimento. Dicevo, tutorial, come vedete qua mi dice di premere X per fare pugno e qua compare una piccola nota. Queste piccole note compaiono durante tutto il gioco, non solo per
calcio e pugni, ma anche per note storiche o di personaggi. Come vedete, mi spiega come fare delle combo. Dicevo, queste note a volte sono un pochino fastidiose perché non si riesce a seguire la storia contemporaneamente e contemporaneamente leggere qua sotto le note. Perché intanto i personaggi continuano a parlare e i sottotitoli continuano ad andare. Comunque, alla fine del gioco ci verranno riproposte tutte le note tra i titoli di coda. Già che ci sono. Vabbè, no. Allora, comunque, la trama è molto buona. Soprattutto se consideriamo che che parliamo di un picchiaduro. Però, dicevo, oltre ai filmati e alle note, non mi è piaciuta una cosa. Sarà anche che io non ho giocato ad altri Dead or Alive. Comunque, c'erano alcuni duelli che non venivano spiegati, ma così venivano fatti senza un apparente motivo. Insomma, alcuni piccoli dettagli, però comunque nel complesso molto buona, e soprattutto se parliamo di un picchiaduro. Vedete queste note? Adesso non sta parlando nessuno, però ci sono i momenti in cui parla qualcuno in cui è difficile gestire le due cose. Usciamo. Quindi, trama molto buona. Piccoli difetti che potevano essere evitati. Allora, parliamo della grafica. La grafica è uno dei punti forti di questo Dead or Alive. E che mette in mostra veramente le potenzialità del 3DS. Se Street Fighter aveva una grafica molto buona, Dead or Alive ha una grafica incredibile, eccellente. Allora, come vedete, la grafica è tutta in 3D, e gli scenari sono interattivi, sono in movimento. A differenza di Street Fighter, dove erano dei pezzi di carta messi, erano dei cartoni con delle persone dipinte sopra, qua saranno interattivi e forniranno, insomma, saranno importanti per adesso. Scusate un attimo, saranno importanti, ecco, per la riuscita della battaglia. Avranno anche una funzione strategica. Per esempio, adesso se non perdo prima. Ok, ho perso, vabbè. Non riesco a giocare tanto bene mentre parlo. Comunque, dicevo, gli scenari sono interattivi e possiamo distruggere dei pezzi, mandare il nemico addosso a delle cose, a delle fiamme, farlo cadere. Sono, diciamo, la scelta dello scenario diventa più importante in questo Dead or Alive rispetto ad altri picchiaduro, dove è solo una sorta di pezzo. Ecco, come vedete, spingendo Ayane oltre la ringhiera, gli ho fatto un ulteriore danno. Parlando di grafica, io direi che è il momento di andare a vedere la modalità vetrina. Modalità vetrina che, come sapete tutti voi, è l'unico motivo per cui la gente compra questo gioco. Ossia, la gente compra questo gioco per fare le foto con i personaggi, tipo in questo modo, eccetera, eccetera. Ecco, e questo poi è il motivo per cui Dead Alive non è stato commercializzato nei paesi nordici. In alcuni paesi nordici, piccola nota: il giroscopio del 3DS, oltre a sfruttare
servire per muoversi e negli per nelle scherm nella schermata iniziale per muoversi serve anche a questo, come vedete. Ecco, vabbè, nulla da dire, ovviamente, cioè ovviamente i modelli 3D sono fatti molto bene, quindi insomma, sono fatti molto bene e adatti allo scopo per cui mi interessano. Vabbè, quindi per la gra parte grafica eccellente, veramente mette in mostra tutte le potenzialità del 3DS. Per ora è il gioco con la migliore grafica per 3DS, sicuramente.